Buongiorno a tutti, io sono Giuseppe Iuzzolino e lavoro per l'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, un ente pubblico di ricerca che stamattina vi presento Stage for You, un'app e un sito rivolto a tutti i ragazzi che vogliono fare uno stage in Europa. Ma prima di iniziare a parlarvi di quest'app voglio farvi una domanda. Qualcuno di voi conosce Robert Smith? Non avete la più pallida idea di chi sia? Sì, mi sa che siete un po' troppo giovani per conoscerlo. Robert Smith è un cantante, il leader dei Cure, un gruppo post-punk inglese molto attivo negli anni Ottanta. Allora facevano furore, ma ormai oggi non li conosce più nessuno. Ai miei tempi andavano molto. Ma perché vi parlo di Robert Smith in questo momento? Che c'entra con lo stage in Europa? Con lo stage in Europa in sé non c'entra niente, però c'entra molto con il mio stage in Europa. Perché molto molto tempo fa, quando ero giovane, anche a me è capitata l'opportunità di fare uno stage in Europa. E allora, prima di entrare nel merito di Stage for You, volevo brevemente raccontarvi la mia esperienza, perché poi ho avuto la possibilità di vedere che molti altri ragazzi che negli anni successivi hanno fatto uno stage in Europa hanno vissuto un'esperienza analoga alla mia. Praticamente io dopo la laurea ho fatto un master in gestione delle risorse umane che prevedeva come fase pratica, al termine della fase d'aula, un periodo di stage che poteva essere fatto in Italia o all'estero. E ho avuto la fortuna di essere selezionato per uno stage all'estero in un istituto di credito internazionale molto importante all'interno dell'ufficio selezioni. Ora, prima di partire, da una parte ero entusiasta, era la mia prima esperienza di lavoro, o meglio di lavoro, in un contesto di lavoro fatta all'estero, ero veramente emozionato, ma dall'altra parte c'era anche insomma un bel po' di paura, perché comunque si trattava di un'esperienza a migliaia di chilometri da casa, il mio primo contatto col mondo del lavoro, e poi la cosa che mi spaventava in particolare era la lingua, perché sì, conoscevo abbastanza bene l'inglese, ma poi sarei stato in grado di utilizzarlo come lingua di lavoro? Sarei stato in grado di farmi capire? Sarei stato in grado anche di capire quello che mi dicevano, che magari capivo male e facevo anche danni? Insomma, parto con questo mix di aspettative e paure e vi dico, le prime due settimane furono traumatiche. Praticamente il mio tutor, la persona che curava la mia formazione, era il responsabile dell'ufficio selezioni in cui ero stato inserito e ovviamente aveva mille cose da fare, per lo stagista italiano non aveva molto tempo, per cui mi dava da fare delle cose molto basic che io facevo in poco tempo, dopodiché rimanevo lì nella mia postazione senza sapere cosa fare. Vedevo intorno a me i colleghi che trottavano, macinavano, lavoravano a ritmi serrati e io restavo lì fermo al palo. Cioè, mi sentivo come uno che partecipa a un gran premio di Formula 1 con una panda, una sensazione veramente frustrante, di inadeguatezza. Poi un giorno sento Max, che era un collega sulla quarantina, molto esperto, molto in gamba, carismatico, era quello che tutti consideravano alla stregua di un capo, anche se non era ufficialmente il capo, era quello che tutti ascoltavano. Insomma, sento questo Max che dice a una collega: sai, venerdì vado al concerto dei Cure. E qui torniamo ai Cure. E siccome i Cure erano il mio gruppo preferito, in quel momento non ho resistito, mi sono alzato e ho detto: ma davvero ti piacciono i Cure? E lì abbiamo iniziato a parlare per un'ora dei Cure, io conoscevo tutte le canzoni, allora c'erano le videocassette. E diciamo che il mio stage è cominciato in quel momento, perché da quel giorno Max è diventato il mio vero tutor e mi ha insegnato tutto quello che c'è da sapere sulla selezione del personale. Sostanzialmente, se i primi 15 giorni erano stati traumatici, estremamente deludenti, tant'è vero che avevo pensato seriamente di mollare e tornarmene a casa, da quel momento in poi Max ha cominciato a chiamarmi Mr. Smith, come Robert Smith, anche perché io mi chiamo Giuseppe Iuzzolino e non avete idea di come uno straniero possa deformare il mio nome quando lo pronuncia, quindi molto meglio Mr. Smith. E da quel momento lo stage è diventata qualcosa di entusiasmante davvero. Stavo imparando, stavo lavorando e mi stavo divertendo. Doveva durare semplicemente 3 mesi, invece mi è stato prorogato per altri 6 e da un certo punto in poi i problemi linguistici hanno cominciato a svanire, perché entravo sempre più nella lingua, comprendevo sempre di più, entravo anche in quel linguaggio, in quella lingua, nella lingua che è il gergo aziendale. E cominciavo soprattutto a socializzare anche con gli altri, entravo a far parte di un gruppo di lavoro. Io me ne sono andato di lì che ero parte integrante del gruppo di lavoro
e avevo imparato un sacco di cose, avevo acquisito delle competenze professionali che poi sono state fondamentali per il mio futuro percorso. Grazie. E quindi quando sono tornato in Italia, quello che ho capito è che da una parte era stata un'esperienza veramente formativa da un punto di vista professionale, ma soprattutto mi aveva fatto crescere da un punto di vista umano. Io sono tornato a casa più maturo, più solido, più consapevole e con più fiducia in me stesso. E quindi alla domanda perché fare uno stage in Europa, io risponderei innanzitutto perché è una grande occasione di crescita umana e professionale, perché come dicevo, secondo me, come dire, nel lavoro ovviamente l'aspetto professionale è determinante, ma il lavoro è fatto anche e soprattutto di rapporti, di relazioni, di interazioni, per cui quando andrete a fare il vostro stage in Europa, la prima cosa da fare è essere proattivi, integrarvi con le persone che lavorano con voi. Cioè, non fate come me che per tutta la prima... Io sono stato aiutato dal caso, cioè quell'episodio che è stata poi la scintilla che ha fatto andare bene il mio stage. Nel vostro caso, come mi auguro farete uno stage in Europa, dovete essere voi a essere proattivi ed integrarvi insieme alle persone, con le persone con le quali lavorerete. E poi uno stage in Europa è molto importante perché può essere la carta vincente per entrare nel mondo del lavoro. Perché? Perché è il valore aggiunto del vostro curriculum, perché vi rende molto più, come dire, appetibili sul mercato del lavoro. Innanzitutto perché avete mostrato, per il fatto stesso di essere partiti, aver abbandonato la vostra comfort zone, aver affrontato un'esperienza all'estero, già per questo avete dimostrato maturità, intraprendenza, spirito di iniziativa, capacità di adattamento, e sono delle qualità estremamente importanti nel mondo del lavoro, estremamente importanti per qualsiasi datore di lavoro. In secondo luogo, perché avete acquisito delle competenze professionali in un contesto internazionale, quindi tornate a casa con un patrimonio di competenze assolutamente spendibile nel mercato del lavoro, che vi dà un vantaggio competitivo rispetto agli altri, a chi non ha fatto questo tipo di esperienza. E poi perché avete acquisito veramente delle conoscenze linguistiche, perché sapete parlare la lingua che avete utilizzato durante lo stage. Allora, una premessa linguistica. Come avrete sentito, io parlo di stage, parliamo di stage for you. La pronuncia è alla francese, molti lo pronunciano all'inglese, in realtà è sbagliato. Stage vuol dire un'altra cosa, vuol dire palcoscenico, fase o livello. La pronuncia corretta è stage, che significa sostanzialmente tirocinio. Stage corrisponde all'italiano tirocinio. E qui vedete, insomma, no, nelle altre lingue, cioè paese che vai, insomma, termine che trovi. In italiano si dice tirocinio, in francese stage. L'inglese, diciamo che ci sono diversi termini che identificano lo stage. Si va da internship, placement, work experience o traineeship. Ma i termini più utilizzati in lingua inglese sono sicuramente internship e traineeship. Internship viene utilizzato prevalentemente dalle aziende, mentre traineeship dalle organizzazioni internazionali, dalle agenzie dell'Unione Europea o proprio dalle istituzioni dell'Unione Europea. In tutti i documenti ufficiali dell'Unione Europea, quando si parla di tirocini, si parla di traineeship, mentre invece le aziende prediligono il termine internship. Quindi quando vedete in un'offerta intern, non vuol dire un interno, vuol dire un tirocinante. Stessa cosa, trainee. In tedesco invece si dice practicum, in spagnolo pratica, in portoghese stagio, olandese stage e svedese praktik. Quello che accomuna quasi tutti praticamente questi termini è che o sono dei derivati di stage, dal francese, che è il termine originario, prego, oppure fanno riferimento alla pratica, perché lo stage, questo è un'esperienza pratica in un contesto di lavoro. Una definizione essenziale di stage è proprio questo, un periodo di formazione e orientamento on the job, in un contesto di lavoro. Non è un contratto di lavoro come l'apprendistato, ma è un periodo di formazione. Serve sostanzialmente ad acquisire delle competenze professionali. Così come nei banchi di scuola voi acquisite delle conoscenze, imparate un sacco di cose, e poi quelle conoscenze le applicate nel mondo del lavoro e diventano competenze. Le competenze professionali sono delle conoscenze, si dice, agite, cioè messe in pratica sostanzialmente.
anche se per lavorare bene veramente servono tre cose: oltre alle conoscenze che acquisite a scuola, all'università, alle competenze professionali che acquisite nel lavoro, immergendovi nel lavoro, come insomma attraverso uno stage, sono altrettanto importanti i comportamenti, cioè avere, è altrettanto importante avere dei comportamenti che siano in linea con il ruolo che ricoprite all'interno dell'organizzazione, ma anche con la cultura, con lo stile, con i valori dell'azienda che voi rappresentate. Sono quelle che si chiamano competenze trasversali o soft skills, cioè delle qualità, delle caratteristiche personali che si traducono in comportamenti efficaci in un contesto di lavoro. Ma su questo ci torniamo più tardi perché è un aspetto molto, molto importante, insomma. Altra cosa, oltre alla formazione, un'altra finalità dello stage è quella di orientarvi. Quello dell'orientamento è un aspetto molto sottovalutato in genere e secondo me ha torto perché, ecco, quando parlo di orientamento viene sempre in mente Tiziano Terzani, non so se l'avete mai sentito nominare, è stato un reporter, inviato di guerra, giornalista, ha avuto una vita estremamente avventurosa. E in una lettera al figlio, lui gli dice: a me non interessa che tu faccia una vita simile alla mia o che segua le mie orme, a me quello che interessa è che tu faccia una vita e un lavoro in cui ti riconosci, un lavoro che rifletta quello che sei, un lavoro che ti consenta di esprimere le tue qualità, di mettere a frutto le tue qualità, per cui tu puoi fare il pittore di quadri naif e di templi tibetani in Estremo Oriente o lavorare, fare l'informatico all'IBM a Milano. Quello che conta veramente è che tu riesca ad arrivare ad avere un lavoro in cui ti riconosci, che ti permetta di alzarti la mattina ed essere contento di andare a lavorare. Perché, ragazzi, non c'è niente di peggio che trovare un lavoro e, come dire, e contare gli anni che ti separano dalla pensione e pensare: oddio, devo andare a lavorare. Cioè, questo è drammatico. Fare uno stage aiuta anche a capire questo, se un lavoro è adatto alle mie qualità e soprattutto se mi piace, se è in linea con i miei interessi, con le mie qualità, con le mie attitudini, se è in linea con le mie aspirazioni professionali. Sono tutti aspetti determinanti e questi è attraverso uno stage che capite tante cose. Magari potete capire che il tipo di lavoro vi piace, ma non va bene quel tipo di organizzazione, perché anche in organizzazioni diverse ci sono modalità, stili di lavoro differenti, oppure vi piace il lavoro ma non vi piace l'organizzazione perché non riflette quello che siete in termini di stile, cultura, valori e quant'altro, insomma. Quindi non sottovalutate questo aspetto perché è molto importante. Passiamo direttamente all'app. Quella che vedete è l'home page della nostra app. E si compone di queste parti qui. Nella parte superiore, quella striscetta grigia è una striscia mobile nella quale noi pubblichiamo, man mano che escono, i diversi bandi europei di tirocinio, cioè bandi che vengono proposti principalmente da organizzazioni internazionali quali le istituzioni dell'Unione Europea, le agenzie europee oppure le organizzazioni delle Nazioni Unite. Ad esempio, uno degli ultimi bandi molto importante, insomma, è quello del Parlamento europeo, che adesso scadrà a breve, che ha messo a disposizione 433 posizioni di stage, un po' in tutte le aree professionali, e quindi si tratta di occasioni veramente importanti, perché fare uno stage al Parlamento europeo significa tornare in Italia con un'esperienza professionale che ci si rivende alla grande sul mercato del lavoro. Ecco. Poi abbiamo quattro sezioni informative, che sono di fatto una guida completa per chi vuole fare uno stage in Europa, cioè da consultare prima, durante e dopo lo stage. Tutto ciò che c'è da sapere per trovare, affrontare e organizzare uno stage in Europa. E infine c'è l'ultima sezione, c'è scritto guarda le offerte, è una sezione relativa alle offerte di stage, nella quale noi pubblichiamo quotidianamente le più importanti, le più interessanti offerte di stage in aziende multinazionali e organizzazioni internazionali. Entriamo un pochino più nel merito. Ecco, nella prima sezione che si chiama InfoStage trovate tutte le cose, diciamo così, le informazioni preliminari da conoscere prima di iniziare a cercare lo stage. Come funziona lo stage in Europa? Perché ovviamente paese che vai, normativa che trovi, non c'è una normativa europea in materia di stage. Ogni paese ha la sua regolamentazione, ha la sua normativa. Quali sono i requisiti e i documenti che devo possedere per poter fare uno stage all'estero?
e poi come si scrive il curriculum vitae e come si affronta la selezione. Queste cose, ragazzi, sono molto importanti. Cioè, nel mio passato, insomma, no? C'ho avuto un'esperienza ovviamente nell'ambito della selezione. E vi dico che molto spesso ci arrivavano dei curricula dei ragazzi e io rimanevo indeciso se scartarlo oppure no, nel senso che intravedevo qualcosa di interessante, c'era qualcosa di significativo dentro quel curriculum, ma allo stesso tempo magari c'erano degli errori, era disordinato, era poco chiaro in alcuni punti. E allora magari rimanevo indeciso, poi chiamavo il ragazzo o la ragazza e mi accorgevo che effettivamente si trattava di una persona molto valida. E quella persona molto valida ha rischiato magari di vedere il suo curriculum cestinato semplicemente perché non gli ha dedicato abbastanza tempo e abbastanza attenzione. Cioè, quello che voglio dirvi in sostanza è: seguite i consigli che trovate dentro l'app per scrivere il curriculum e soprattutto dedicateci tempo e attenzione. Deve essere chiaro, sintetico, privo di errori, ordinato e con le cose essenziali evidenziate ovviamente con gli espedienti grafici classici, il grassetto, il corsivo, eccetera. Considerate che un selezionatore dedica alla lettura del curriculum non più di 2 minuti, per cui deve immediatamente capire in un lampo se quel curriculum ha le caratteristiche che sta cercando, cioè se il profilo che ha di fronte è in linea con quello ricercato dall'azienda, ovviamente. Perdeteci tempo su questo, insomma. Allora, qui una breve checklist da tenere in considerazione prima di iniziare a cercare uno stage in Europa. Innanzitutto, ecco ragazzi, una cosa importante è il livello delle conoscenze linguistiche, perché si può fare uno stage per perfezionare la conoscenza di una lingua straniera, ma non si può fare uno stage per impararla ex novo. Bisogna avere generalmente almeno un livello B2, cioè un intermedio superiore sostanzialmente, cioè bisogna essere in grado di farsi capire e capire quello che vi viene detto e di redigere un documento, scrivere insomma in quella lingua. La lingua più utilizzata in Europa è sicuramente l'inglese. Tenete in considerazione anche questo fatto quando scaricherete l'app o comunque cercherete uno stage in Europa. Nelle aziende multinazionali e nelle organizzazioni internazionali, anche se hanno sede ad Atene o a Praga, la lingua di lavoro utilizzata non è la lingua locale, ma è una cosiddetta lingua veicolare o commerciale che nella maggior parte dei casi è l'inglese. Per cui un'agenzia europea come il Sedefop, che si trova a Salonicco, non si parla il greco, si parla l'inglese. O alla Philips ad Amsterdam, la lingua aziendale è l'inglese, non è l'olandese. Per cui quando cercate uno stage, tenete in considerazione tutta l'Europa, perché nelle grandi realtà si usa la lingua, una lingua veicolare. Come dicevo, la maggior parte dei casi è l'inglese, in alcuni casi può essere il francese o il tedesco o lo spagnolo, ma l'inglese è la lingua regina, come potete immaginare appunto. Altra variabile da tenere in considerazione quando si vuole fare un'esperienza di stage all'estero è il budget di cui dispongo, perché uno stage è anche un investimento in termini economici, è un investimento sul proprio futuro sicuramente, però può comportare anche un investimento in termini economici, perché non tutti gli stage sono retribuiti. Quindi dipende da quello che prevede la normativa del paese in cui lo fate e dipende anche dall'azienda o dall'organizzazione. Per lo più se fate lo stage in organizzazioni internazionali come le agenzie o le istituzioni dell'Unione Europea, in quel caso lo stage è retribuito. Tipo la Banca Centrale Europea da sempre a tutti i tirocinanti però con la laurea migliaio di euro al mese più l'indennità di alloggio. Che succede? Ma devo stare più lontano? Ok, grazie. Quindi ecco, dicevo, bisogna tenere in considerazione il budget di cui si dispone, anche perché, come dire, il valore reale del budget che avete a disposizione dipende dal paese in cui farete lo stage. Esempio, in Ungheria il salario minimo è intorno ai 450 euro mensili, in Lussemburgo 2000 euro mensili, il salario minimo. Quindi se devo fare uno stage in Ungheria e mi danno un'indennità di tirocinio di 500 euro, ma ci vado benissimo, cioè non c'è nessun problema ovviamente. Se mi danno 500 euro devo fare uno stage in Lussemburgo, non ci prendo nemmeno una stanza, insomma. Quindi il budget che ho a disposizione dipende dal paese in cui farò lo stage, per cui se cerco uno stage in Lussemburgo è meglio che me lo cerchi retribuito, altrimenti di tasca mia dovrò, insomma, tirare fuori
somme abbastanza importanti, ecco. Inoltre, altra cosa da tenere in considerazione, ciao, è quello che voglio ottenere dallo stage, cioè quali sono i miei obiettivi. E torniamo al discorso di prima, formarmi, orientarmi, scrivere la tesi, anche scrivere la tesi. Ci sono molte aziende che propongono stage per scrivere la tesi e questa secondo me è un'occasione splendida, perché vi consentirebbe di abbinare il conseguimento del titolo di studio, cioè quindi un'attività funzionale al conseguimento del titolo di studio, e un'esperienza pratica nel mondo del lavoro che vi rivendete una volta conseguito il titolo di studio stesso. Quindi tenete in considerazione anche quest'idea. E poi dove voglio fare lo stage, ci rifacciamo al discorso di prima, prendete in considerazione tutti i paesi perché la lingua che viene richiesta generalmente è l'inglese. E però tenete anche in considerazione che le aziende, quando cercano uno stagista, generalmente lo cercano per il giorno dopo, cioè le procedure di selezione e di ricerca sono molto rapide, mentre invece nelle organizzazioni internazionali, facevo riferimento prima al Parlamento Europeo, un bando che esce oggi, che scade, mettiamo, il 30 novembre, prevede l'inizio dello stage a marzo prossimo, cioè i tempi sono dilatati rispetto a quelle delle aziende. I documenti necessari, insomma, niente di particolare, la carta d'identità e la tessera europea di assicurazione malattia. La carta d'identità è sufficiente per, è il documento necessario per poter circolare in Europa e per i primi 3 mesi generalmente non è richiesta nessun tipo di azione sostanzialmente. Chi rimane più di 3 mesi, per i soggiorni superiori ai 3 mesi, in genere è necessario registrarsi presso le autorità di polizia o presso il municipio di residenza. Vi chiederanno soltanto per quale motivo siete lì e se siete in grado di sostenervi, insomma di mantenervi senza gravare sull'assistenza pubblica, questo sostanzialmente. E poi la cosa importante da portarsi dietro è la tessera europea di assicurazione malattia, che altro non è che il retro della vostra tessera sanitaria. Se voi girate la tessera sanitaria, dietro c'è scritto tessera europea assicurazione malattia, che vi dà il diritto di usufruire delle cure mediche nel paese in cui vi trovate allo stesso titolo dei residenti. L'altra sezione, la seconda sezione dell'app, si chiama Destinazione Europa e lì ci trovate veramente tutto ciò che serve per cercare uno stage all'estero, da una serie di strumenti per la ricerca, perché Stage4U è uno strumento per cercare uno stage all'estero, ma non siamo gelosi, insomma, promuoviamo anche altri strumenti. La cosa che ci interessa è che voi possiate veramente fare un'esperienza di questo tipo perché è importante per voi. E quindi abbiamo fatto una rassegna di piattaforme, siti utili, sportelli informativi, associazioni studentesche. Abbiamo selezionato i più importanti programmi europei che finanziano stage all'estero, che sono ovviamente l'Erasmus Plus e poi anche il nuovo TMS Eures Targeted Mobility Scheme, che è un progetto di Eures, che è la rete europea dei servizi per l'impiego, che finanzia e promuove esperienze sia di lavoro che di tirocini all'estero. E poi c'è una rassegna di organizzazioni internazionali che offrono stage, dalle istituzioni e le agenzie dell'Unione Europea, agenzie delle Nazioni Unite, organizzazioni non governative e quant'altro. Poi c'è una sezione che abbiamo chiamato Protagonisti, nella quale abbiamo sostanzialmente intervistato le aziende che hanno offerto e che offrono stage a tirocinanti provenienti da altri paesi abbiamo fatto delle interviste anche a alcuni eurostagisti, cioè ragazzi che hanno fatto un'esperienza di stage in Europa e che raccontano la loro esperienza, un po' come ho fatto io prima con voi, no? Vi ho raccontato il mio stage. E che cosa emerge per quanto riguarda, ecco, le aziende? Cioè che cosa vogliono le aziende dai ragazzi? Cioè quali sono i comportamenti premianti, quelli che garantiscono, diciamo così, il successo del vostro stage? La prima, tra le soft skills, tra le capacità comportamentali richieste, è la capacità di fare gruppo, che sembra una stupidaggine, ma invece stare all'interno di un gruppo di lavoro, riuscire a fare gruppo, non è così semplice quando ci sono tante teste diverse che ragionano in maniera diversa, mentalità, approcci al lavoro, modi di fare differenti. Non è così semplice stare in un gruppo di lavoro. Serve veramente una volontà di condivisione, un atteggiamento aperto, positivo, collaborativo, anche quando l'idea dell'altro ti sembra proprio, cioè, inaccettabile. Mantenere questo spirito di collaborazione è assolutamente necessario perché le cose funzionino. Una delle primissime cose che mi hanno insegnato appunto quando facevo selezione è proprio questa: meglio una buona risorsa che sappia fare gruppo
che un genio che porti conflittualità all'interno del gruppo di lavoro. È fondamentale l'atteggiamento, ecco, vedo che qualcuno annuisce. È fondamentale avere questo atteggiamento, perché una squadra funziona quando ciascuno ha senso di responsabilità verso tutti gli altri, verso il gruppo di lavoro. Per questo anche quando sentite, no, qual è il segreto, anche nello sport, no, quando una squadra magari meno forte individualmente rispetto a un'altra vince, no, e si chiede qual è il segreto, no? Il gruppo. La capacità di fare gruppo è fondamentale per il successo in qualsiasi ambito lavorativo. Che un gruppo, 1 più 1 più 1 più 1, in un gruppo di lavoro può fare 5 e può fare 2. Non è la somma delle individualità che fa il risultato del gruppo di lavoro. Per questo per le aziende è fondamentale che la persona che prendono sia un buon team player. Altrettanto importanti sono le capacità comunicative. Cioè bisogna saper comunicare sostanzialmente come? In maniera sintetica, chiara ed efficace, persuasiva. La capacità communicate effectively è una cosa che trovate molto spesso in tutte le offerte delle aziende, praticamente. Perché questi sono aspetti importanti. Una stessa idea presentata in un modo, magari una buona idea presentata in maniera inadeguata, sembra una stupidaggine. Presentata in maniera efficace, sembra una genialata, insomma. Altra cosa importante che dovete tenere in considerazione è la capacità di adattarvi ai ritmi dell'organizzazione in cui vi trovate a lavorare. Molto spesso viene richiesta la capacità, l'abilità di lavorare in a fast-paced environment, cioè in un ambiente di lavoro in cui si lavora a passo veloce. Non dovete entrare in ansia quando ci sono delle scadenze, i ritmi sono serrati, dovete essere in grado di affrontare quel tipo di situazione. Da questo punto di vista lo stage è una palestra importante che vi insegna a lavorare. E poi capacità organizzative, cioè nelle organizzazioni importanti si lavora per obiettivi che devono essere raggiunti entro tempi prestabiliti. Quindi non è tanto la quantità di ore che passate in ufficio o online, visto che adesso c'è anche lo smart training, cioè il tirocinio a distanza. Non è il volume di ore e la quantità di cose di cui vi occupate che verrà valutata al termine dello stage, ma la qualità del vostro lavoro, cioè se sarete riusciti a raggiungere gli obiettivi previsti entro tempi prestabiliti. In questo senso organizzatevi sempre il lavoro, perché da questo punto di vista, quando voi inizierete a fare uno stage o comunque sia inizierete a lavorare, vedrete che inizialmente sembrerà tutto semplice, no? Cioè avete un compito, un'attività e la svolgete agevolmente. Man mano che passa il tempo si accumulano le attività, le cose da fare, i compiti, e allora dovete essere in grado di stabilire le priorità, capire quali sono i tempi per arrivare a realizzare un determinato obiettivo, raggiungere quel determinato obiettivo, e quindi tutto diventa più difficile. Se siete in grado di organizzarvi, riuscirete a raggiungere i risultati previsti entro i tempi prestabiliti. C'era un mio capo che diceva sempre: il tempo non è una variabile indipendente. È una cosa da tenere sempre in considerazione, insomma. Altra cosa che le aziende cercano dagli stagisti è l'autonomia e rapidità d'apprendere. Cioè cercano persone smart, sveglie, a cui le cose non debbano essere spiegate 7 volte, insomma. Quindi una cosa da fare durante lo stage è stare sempre con le orecchie ben aperte e molto attenti, e per qualsiasi cosa, se avete dei dubbi, chiedete. Cioè le cose da fare durante lo stage sono osservare, cioè vedere, rubare con gli occhi quello che fanno i colleghi, chiedere, anche semplicemente per capire come funziona un determinato processo. Cioè vi ritrovate in un'organizzazione internazionale, o in un'azienda multinazionale, avete la possibilità di conoscerla dall'interno, non perdete l'occasione per conoscere tutta una serie di aspetti che insomma possono esservi utili per la vostra crescita professionale. Quindi chiedete, ovviamente nei modi e nei tempi giusti, e proponete. Questo adesso lo vediamo subito dopo, con la penultima, diciamo, qualità che è richiesta: propositività e spirito di iniziativa. Cioè, anche se lo stagista fondamentalmente è l'ultima ruota del carro, è bene ed è apprezzato il fatto che proponga, dica la propria. Ovviamente non deve essere un'idea strampalata buttata lì tanto per dire, ma se fate uno stage e vi viene in mente un'idea, un'iniziativa, un qualcosa di diverso rispetto a quello che vi viene detto, sbilanciatevi, cioè proponetela. Anche perché il vantaggio, se c'è un vantaggio per chi non ha esperienza nel mondo del lavoro, è che vede le cose in maniera vergine in qualche modo. Cioè chi è abituato a lavorare da 20 anni su una determinata cosa
è come se avesse acquisito una sorta di paraocchi, la sa fare solo in quel modo, la vede solo in quel modo, non è più in grado di allargare lo sguardo. Chi invece non ha esperienza nel lavoro ha una vista più pulita, diciamo che ha un orizzonte visivo più ampio e magari può vedere delle cose, cogliere delle cose, avere delle idee che chi lavora da 20 anni su quella cosa non è più in grado di vedere. Per cui se avete un'idea che ritenete valida, proponetela, non abbiate timore di esporvi. E poi l'ultima cosa è fondamentale, la motivazione. Cioè un elemento essenziale per uno stagista, che sia in Italia o all'estero, ed è essere motivati. Cioè deve essere entusiasta, deve avere proprio eagerness to learn, cioè deve avere fame di apprendere, cioè come diceva Steve Jobs, no? Cioè di essere affamato di sapere. E questo aspetto motivazionale molto spesso fa la differenza anche in sede di colloquio. Cioè una persona più motivata viene scelta al posto di una persona magari un pochino più qualificata ma non altrettanto motivata. Una volta, e questo è valido anche per profili più alti, non solo per i tirocinanti, noi stavamo facendo una selezione di insomma, profili di livello dirigenziale ed erano rimasti due candidati. Ed entrambi facemmo una domanda, sostanzialmente, separatamente ovviamente, colloqui individuali, cioè che cos'è che caratterizzava il loro approccio al lavoro. Il primo rispose una cosa del tipo: ho un approccio sistemico e strutturato che mi consente di affrontare la complessità in maniera analitica e trovare soluzioni adeguate. Vabbè. Il secondo disse semplicemente la passione, la profonda passione per il lavoro che faccio. Voi che avreste scelto? Noi abbiamo scelto questo. Quello che aveva passione per il lavoro che faceva, in sostanza. Poi c'è una sezione che abbiamo chiamato schede paese, in cui abbiamo fatto, questo è stato un bel lavorone, devo dire, per ogni paese europeo abbiamo fatto dei paragrafetti in cui diciamo come funziona lo stage in quel determinato paese, cioè quali sono le regole dello stage in quel determinato paese, la documentazione richiesta, una serie di riferimenti per trovare lo stage, lingua, moneta e costo della vita, dove alloggiare, indirizzi utili. Ad esempio la Francia. Quindi nella Francia, diciamo, non so, lo stage in Francia come funziona? In Francia lo stage è solo curriculare, per cui può essere svolto soltanto da ragazzi che siano iscritti in un percorso, in un percorso di istruzione e di formazione, quindi per allievi e per studenti. Chi ha conseguito un titolo di studio non può fare uno stage in Francia. Ha una durata massima di 6 mesi l'anno ed è necessariamente retribuito. Cioè il tirocinante, se lo stage dura almeno 2 mesi, il tirocinante percepisce una gratificazione, sarebbe un'indennità di partecipazione di almeno circa 600 euro al mese e così via. Qui in questo caso abbiamo le schede del come funziona lo stage in Francia, dove alloggiare, cioè dove diamo consigli utili per trovare un alloggio a prezzi economici e poi altre fonti per cercare uno stage in Francia. E andiamo verso la chiusura. La sezione che piace di più, diciamo così, ai ragazzi, che interessa di più è questa qui, quella dove noi pubblichiamo quotidianamente le migliori offerte di stage in Europa in aziende multinazionali e organizzazioni internazionali. Considerate che noi facciamo una selezione delle offerte, per cui abbiamo proprio una checklist di qualità. Le offerte devono essere presenti e dettagliate le attività che svolgerà lo stagista, cioè noi dobbiamo sapere che cosa andrà a fare, che non verrà sfruttato, insomma, o quantomeno sulla carta le offerte hanno dei contenuti formativi adeguati, validi, importanti. E devono essere anche dettagliati i requisiti richiesti, cioè cercano un determinato profilo, perché se va bene tutto vuol dire che dietro c'è sotto qualche cosa, insomma non va, c'è il rischio dello stage truffa. Quindi devono essere dettagliate le attività e i requisiti, ma generalmente le organizzazioni internazionali e le multinazionali organizzano stage seri. E all'interno dell'app le offerte si possono filtrare selezionando i paesi e le aree professionali di interesse, ovviamente. Per quanto riguarda i paesi, vi dicevo all'inizio, metteteli tutti perché possono esserci offerte di stage interessanti in qualsiasi paese europeo, mentre invece l'area professionale la dovete scegliere sulla base dei vostri studi. È chiaro che se sto studiando economia metterò contabilità e finanza, comunicazione e marketing o project business management, insomma sceglierò un'area professionale che è in linea col mio percorso di studi. Dopodiché, nel momento in cui individuo un'offerta che mi piace, la apro, l'offerta su Stage for You si presenta in questo modo, quindi in questo caso un'offerta della Philips ad Amsterdam nel marketing e quant'altro, mi vado a vedere le attività e i requisiti, se mi piace
se sono interessato a questa offerta, clicco su vai all'offerta e vengo rimandato direttamente all'offerta originaria sul sito dell'azienda che la offre. Per cui me la vado a leggere per intero e se sono interessato clicco su apply e invio la candidatura, mi candido direttamente con l'azienda. Ultima cosa, le push notifications. L'app, nel momento in cui viene scaricata, tra l'altro ovviamente è totalmente gratuita e non richiede nessuna registrazione, profilazione e quant'altro, la scaricate e la utilizzate. L'unica cosa che vi consiglio di fare è di impostare le vostre preferenze, cioè di selezionare i paesi, le aree professionali in cui volete fare lo stage. In questo modo, nel momento in cui noi su Stage4You pubblichiamo un'offerta che risponde ai requisiti che voi stessi avete selezionato, vi arriva direttamente la push, la notifica sul vostro telefonino. Ok, l'app ovviamente può essere scaricata su Google Play e App Store, ovviamente a seconda del dispositivo che avete. Detto questo, a me non mi rimane che augurarvi di fare uno stage in Europa e soprattutto di fare un percorso professionale che vi permetta di mettere a frutto le vostre qualità, di esprimere il vostro meglio, insomma di trovare un lavoro in cui possiate riconoscervi. Grazie.